Bella a tutti, Vapers. Hola a todos, Vapers, e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Visa. Signori, abbiamo fatto questo rewind perché ormai siamo quasi ai 40.000 iscritti. Minchia, incredibile. Dato che in molti mi chiedono qual è il preset per, diciamo così, il set e la parte dietro della mia registrazione video, volevo accontentarli e fargli vedere con cosa registro, con che programma edito. E successivamente vi farò vedere, per chi volesse diventare uno youtuber, non per forza di svapo, almeno quello che io mi sono costruito per registrare in maniera decente e allo stesso tempo per poter, arrivare con una qualità audio e comunque allo stesso tempo video abbastanza altina. Dato che sto registrando con la Sony A5100, se qualcuno sapesse come attivare lo stabilizzatore, me lo scriva nei commenti. Ma detto questo, direi di cominciare con le basi. Cosa sto utilizzando adesso per registrare? Attualmente sto utilizzando la mia mirrorless da vlog, che è una Sony A5100. Attualmente costa sui 300-400 euro. Io mi ci sto trovando veramente molto bene, perché ha una messa a fuoco rapidissima e una qualità di ripresa che arriva fino a un Full HD, che è veramente eccellente, perché comunque per vedere e per fare delle macro ravvicinate, riprese da vicino vicino, tipo quando rigenero o magari quando mostri i prodotti, ecco, uso questa e devo dire che mi trovo da Dio. La uso anche quando vado ad eventi come il Vape Italy, la porto sempre con me per registrare e fare i vlog e devo dire che mi ci trovo bene. Mi manca solo attivare l'impostazione del stabilizzatore, quindi vi prego commentate. Voi solitamente mi vedete così, ma se io vado indietro, ecco qui la mia strumentazione per registrare da lontano e per fare la parte finale del video. Ora, la composizione è questa: Canon 750D, non dovete prenderla per forza, l'unica cosa, dovete assicurarvi, se volete avere una buona qualità, che la vostra videocamera o macchina fotografica registri video in Full HD. Ed eccola qua. Se io l'ho scelta la 750, a parte perché l'ho trovata un pezzo stracciato, ma perché posso prendere e girare e vedermi dallo schermo, quindi è comodissima per vedere se sfarfalla o se magari c'è qualcosa che non va, riesco comunque a fermarmi e riprendere da dove mi ero fermato. Poi abbiamo un microfono Rode che funziona molto molto bene, ma attualmente, dovendo finire la disposizione e l'insonorizzazione della stanza, attualmente io uso questo, che è un microfono per interviste. Solitamente io lo uso e funziona comunque molto molto bene. Il suono si sente, non è troppo opaco. L'importante è sapere dove metterlo bene. Può essere un doppio senso, ma non è un doppio senso. Quindi, ragazzi, il microfono Rode utilizzatelo solo ed esclusivamente se non avete una stanza tanto ampia che rimbomba, o assicuratevi di metterlo in un punto della vostra stanza in cui la vostra voce non rimbombi, altrimenti sembrerà che siate in chiesa e dovete cantare e non è il massimo. Poi, ovviamente, vi serve un tripiede. Io l'ho pagato 20 euro dai cinesi, va una bomba, e ha lo stabilizzatore con la bolla. Eccola qui, se la mette a fuoco, ecco qui la bolla, che vi farà sempre capire se state registrando in maniera centrata e dritta o storta. E ce l'ha anche qui, e posso garantirvi che funziona veramente molto bene, anche se è un po' scentrato, ma posso garantirvi che questa funziona comunque alla grande con questo cavalletto. Ma ora le luci, ragazzi, prima che mi dimentichi, sono della SD e sono due lucioni allucinanti. 60 euro pagate entrambe, quindi vi arrivano a coppia. E funziona veramente bene perché fanno una luce sbalorditiva. Adesso non ricordo di quant'è la lampadina, so che comunque ha risparmio energetico, quindi non è che se l'accendete vi arriva la bolletta da 5.000 euro, no, tranquilli. E hanno integrato anche il tripiede, giustamente, perché sennò cadono in continuo e vanno molto 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 bene, quindi nel caso dovete scegliere delle luci, eccole qui. O in alternativa vi prendete il cerchio che fa il giro della macchina fotografica. Non l'ho mai provato, io ho preferito andare su due belle lucione del genere. Ma ora siamo nella zona computer. Mi vedete un po' buio perché non ho attivato tutti i faretti, ma se io faccio così mi vedete già meglio, perché comunque ho un preset fatto apposta anche per le live che funziona molto bene. I programmi da utilizzare per andare in live, nel caso vogliate una live Full HD,
è OBS Studio, gratuito, dovete solo smanettarci un po' per capire decentemente come portare la vostra videocamera, nel caso abbiate una videocamera Full HD in alta definizione, e soprattutto dovete smanettare un pochettino per il microfono, ecco, quello è un po' più complicato. Detto questo, il mio preset è questo: abbiamo una luce da scrivania e il faretto fatto apposta per le live, una Logitech con rifinizione Full HD e poi abbiamo un doppio schermo marchiati Samsung definizione 4K. Il programma che vi ho detto di utilizzare per le live è questo qui, signori. Adesso lo lanciamo rapidamente così vedrete anche il setting. Io ho il doppio set, quindi live per svapo, eccomi, e live da schermo nel caso dovessimo fare qualche reaction. Quindi questa è la schermata che voi dovete avere per le reaction e questo è il programma e si chiama OBS Studio. Il programma per editare è Vegas Pro 16. Io ho anche il 17 sul PC e mi ci sto trovando davvero molto bene. Microfono per le live è questo qui, sempre su Amazon, ho pagato 20 euro, si chiama M30, che non è un'arma ma è il microfono, e devo dire che la qualità del suono non è male, anche se vi consiglio di prendere il non ricordo il nome, io la chiamo la padella, che si mette davanti per evitare che la pronuncia delle P e del N sia troppo forte. Quindi se volete fare le live anche questo microfono non è male, ma ricordatevi di prendere la padella che funziona sempre bene, non so dire il nome preciso. Comunque all'incirca 20 euro di microfono, 30 euro di luce, che comunque fidatevi che è una bomba. Ok, gli schermi 200 euro l'uno, ma non serve per forza avere questa configurazione. E poi ho comprato il computer e assemblato insieme al mio amico Massimiliano, che è un esperto, e l'abbiamo fatto su misura per l'editing. Quindi qui dentro è pieno di roba che io non conosco, conosce Massimiliano, e qui è tutta la configurazione che ho fatto per il computer e per l'editing. Poi sotto ho il casino di cavi e ovviamente le mie bellissime ciabatte, il basso e le due casse che per l'editing le uso per sentire decentemente quello che succede. E nient'altro, questo diciamo che è un po' la configurazione. Dopo aver visto il preset, ragazzi, chiudiamo il video, vi ringrazio per averlo visto, ma prima di chiudere vorrei dirvi due cose veloci. Per diventare youtuber, cosa che io ancora non mi considero, la cosa fondamentale non è tanto la strumentazione, non è importante che computer sia, non è importante che macchina fotografica sia. Ho visto gente diventare famosa anche grazie solo a un telefono, quindi vi dico solo che io prima di fare questo setting ho preferito raggiungere i 30.000 iscritti, perché comunque vedevo che le cose continuavano ad andare bene. Ma cosa principale, se non avete la possibilità, se non c'è la possibilità di avere un computer, una macchina fotografica, insomma tutto quello che vi ho mostrato, la cosa più importante sta qui dentro. Se trovate i contenuti giusti, contenuti innovativi, nuovi, qualcosa che la gente non ha mai visto, vedrete che anche se registrate ed editate con il vostro cellulare, sicuramente raggiungerete grandissimi obiettivi. Ma la cosa principale è usare la vostra testa e creare contenuti che nessuno abbia mai visto, o magari creare contenuti in maniera innovativa, nuova, magari presentare sigarette elettroniche o videogame, ma in maniera innovativa, come volete voi, con una vostra idea. E sono sicuro che raggiungerete i vostri obiettivi. Ragazzi, io chiudo qui, grazie ancora una volta per avermi fatto raggiungere i 39.000 iscritti. In realtà non siamo a 39.000 quasi, ma lo faccio solo per il semplice motivo che poi dimentico di fare il video ed è già successo. E quindi vi ringrazio infinitamente, dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Visio conclude, quindi va a dirvi buona serata. Ciao ragazzi!